L'eguaglianza nel lavoro, nello studio, nella leadership non è solo un problema di equità, ma diventa il più potente modo per dare spazio ai talenti e creare crescita in Italia e in Europa. Questo il messaggio lanciato da Emma Marcegaglia, presidente ENI e LUISS, a Roma all'incontro Il ruolo delle donne nella società italiana ed europea, organizzato in occasione del Graduation Day della LUISS School of Government, a cui hanno partecipato il direttore della scuola Sergio Fabbrini e la rettore LUISS Paola Severino. Questo vale nel mondo, ci sono 865 milioni di donne che potrebbero lavorare, ma vale anche in Italia, dove solo il 50% delle donne è occupato contro una media del 64% in Europa. C'è un grande divario tra nord e sud, nel sud solo il 30% delle donne è occupato. Il lavoro delle donne spesso è anche a tempo determinato, è part time, è meno retribuito, quindi è veramente venuto il momento di lavorare in termini di politiche, ma in termini anche culturali, per arrivare a una vera eguaglianza tra uomo e donna. Per ridurre sempre di più il gap, soprattutto agli alti livelli, nelle istituzioni, nelle aziende, in ruoli manageriali, è importante l'istruzione e i dati su questo sono incoraggianti. Le donne studiano più degli uomini, si laureano di più, sono anche più brave e dall'altra parte bisogna anche avere politiche che permettano comunque alle donne, anche magari donne che hanno famiglia o che hanno figli, di poter lavorare. Ma l'Italia si fa riconoscere anche per un dato negativo. In Italia le donne lavorano in media 3 ore in più degli uomini di quello che si chiama il lavoro non retribuito, cioè a casa e con i figli. Quindi anche più uguaglianza in questo senso, quindi più lavoro anche da parte degli uomini in questo, aiuterebbe le donne a lavorare di più e ad essere pagate anche meglio.